La nota giornalista bresciana presenta a tutti i suoi followers una persona a lei cara. Ora che Le Iene Show è andato in pausa natalizia, Nadia Tofa ha più tempo per se stessa e per le persone a cui vuole bene. Alcuni giorni fa la giornalista ha postato una foto mentre la ritraeva all'interno del reparto di oncologia per sottoporsi ad una nuova seduta di chemio. Ieri, invece, la conduttrice ne ha pubblicata un'altra mentre si faceva baciare in bocca dalla sua cagnolina Totò. Una immagine che ha provocato alcune polemiche perché in tante le hanno detto che non è igienico e che potrebbe farle male visto il suo sistema immunitario basso. Nadia Tofa presenta Max, un amico, fratello e fidanzato. Nella giornata odierna Nadia Tofa è tornata sui social per il consueto buongiorno ai suoi numerosi followers. Questa volta, però, non era da sola, ma in compagnia di un suo caro amico. Si tratta di Max, che la bresciana considera un fratello, amico e fidanzato. A quanto pare il ragazzo non era consapevole che Nadia avrebbe postato la foto su Instagram, infatti nella didascalia ha scritto questo: lui per me c'è sempre e così io per lui. Voi ce lo avete un Maxi nella vostra vita? Io spero di sì. A quando ci vedrà su Instagram, viene a casa mia e mi strozza. Addio amici, assaporate la bellezza della vita. Nadia Tofa e il post su Instagram. Nadia Tofa ha detto ai suoi numerosi seguaci che ieri sera ha trascorso una bellissima serata con i suoi amici, e ha parlato molto con loro. Poi ha deciso di presentare una delle persone più importanti della sua vita, Max, che la conduttrice delle Iene Show lo chiama Maxi. Una foto che in pochissimo tempo ha ricevuto più di 17.000 like e tantissimi commenti.